Oggi siamo a bordo di una barca molto particolare, si chiama Ocean Explorer 60. Il suo disegno è di German Frers, il guru delle barche a vela. È costruito in Finlandia con tutta la qualità e la passione che questo vuol dire. È una barca veloce, ha partecipato alla ARC, arrivando dodicesimo, solo 60 piedi, in una classifica di 200 che vedeva schierati anche dei 30 metri, dei 100 piedi. Come si ottengono queste prestazioni? Beh, come sempre nella nautica e anche in quella a motore, con una grande attenzione ai pesi, alle strutture. Questo catamarano è decisamente più leggero di quelli che il commercio e le grandi flotte di charter ci hanno abituato a vedere. È fatto per correre, pensate, ha raggiunto nella traversata atlantica fino a 27 nodi ed è una barca da crociera. Due le derive con un sostentamento foiling che ovviamente non alza la barca ma alleggerisce un poco l'attrito sull'acqua. Timoni retraibili. Si può arrivare quasi in spiaggia alzando sia le derive che i timoni. 80 cm infatti è l'immersione minima. Tre punti di mura per le vele di prua, piccolo bonpresso per il Jennaker, Genoa che arriva in testa d'albero, Trinchetta. Genoa e Trinchetta hanno l'avvolgitore assistito. Sono tre le versioni dell'albero. Questa è la più semplice, senza crocette, costruita di carbonio, come le altre, da Lorima in Francia. Le altre due, una ha le crocette, quindi può issare un piano velico più sostanzioso, la terza addirittura un profilo alare rotante. Può ruotare sull'asse della barca per assicurare il miglior angolo di attacco del vento con la vela. La Trinchetta è autovirante e inoltre si può regolare attraverso un comando idraulico la tensione dello strallo. Questo ha un effetto su tutta la regolazione dell'albero. Questa vela va bene quando si naviga di bolina e si devono fare i classici bordi. In Genova in realtà va riavvolto ad ogni virata. È una vela che si usa di più nel reaching, nella bolina larga, nei lunghi passaggi di trasferimento. Una delle volontà di German Frers è stata quella di ottenere una vista a 360 gradi. Chi è in dinette, chi è seduto a tavola può vedere attorno senza soluzione di continuità. Sotto queste coperture di plastica ci sono dei pilastrini di titanio che servono a rendere leggera la sovrastruttura della tuga. Un altro passo verso la leggerezza. Se fossero stati di carbonio sarebbero arrivate almeno qui e di vetroresina forse qui. Un posto di pilotaggio un pochino esposto ma con grandissima visibilità. Un altro volere del progettista che dal posto del timoniere si potesse vedere attraverso la vetrata della tuga. E stiamo navigando a motore. Sono due Yanmar da 80 cavalli, la velocità è di 10 nodi. In tempi moderni non serve un grande tavolo da carteggio. Qui abbiamo lo schermo su cui controllare tutte le funzioni della barca, lo yacht controller con il quale possiamo salpare l'ancora, azionare gli invertitori, utilizzare il bow thruster. Sotto pilota automatico possiamo governare anche la rotta da questa postazione. In caso di pioggia, di tempo cattivo, lo skipper può stare qui con una visibilità completa. Questa barca è costruita in semiserie, significa che dati gli scafi gli armatori possono scegliere gli allestimenti degli interni e gli impianti come meglio credono. Questa barca in particolare è utilizzata da cantiere per scopi dimostrativi a interni che definirei severi. Lo stile è molto semplice.
Ragazzi, che giornata! Siamo finalmente in Atlantico con questo fantastico catamarano. Le condizioni 10-11 nodi di vento, onda vecchia al traverso, stiamo navigando a 8 nodi con la randa completamente issata, è una randa square top e il Genoa tutto aperto. Una delle due derive è scesa sott'acqua. Il loro effetto lifting si comincia a sentire dopo i 15 nodi di vento. Riescono a sollevare un pochino lo scafo e quindi ad alleggerire la pressione e rendere più scorrevole la navigazione. Sapete che la rivoluzione del foiling è arrivata per merito di Team New Zealand, che l'ha utilizzata per prima in Coppa America nel 2013, una edizione che sembrava destinata a vincere e che invece il grande squadrone neozelandese ha perso per la grande rimonta di Oracle. Il foiling però è rimasto nella vela contemporanea e ci sono sempre più esempi. Qualcuno ha provato a fare dei catamarani da crociera che effettivamente si sollevavano sull'acqua come la barca da regata, però era un po' troppo e la stabilità era troppo incerta. Questa non è comunque una barca da regata, è giusto ricordarlo ancora una volta, è una barca per la crociera veloce. È una barca con cui attraversare l'Atlantico e comunque fare navigazioni impegnative. Il piano velico, pur nella sua esuberanza, è gestibile con facilità da un paio di persone. Il comandante è un ragazzo di equipaggio, un prodiere, quindi abbiamo uno che ha navigato tanto in regata, si vede che ha una grandissima manualità, ma non vi dovete spaventare, ci sono tanti servomeccanismi, quando si sa cosa fare non serve la forza fisica quanto piuttosto la corretta procedura. E bisogna ammettere che i catamarani conquistano sempre con il loro spazio, c'è tanto posto per non pestarsi i piedi, per dirla all'italiana, e chiunque può trovare il posticino dove vuole stare in pace, chi per cucinare, chi per leggere, chi prendere il sole. E questo in particolare, con le sue prestazioni a vela, fa ritrovare ai velisti quel gusto che sui grandi catamarani da crociera si è un po' perso, il gusto della regolazione, il gusto del timone, il gusto della velocità soprattutto. Abbiamo aperto il Code Zero, costruito in Cuban Fiber, la fibra inventata dagli americani per vincere la Coppa America contro il Moro di Venezia. Lei sava infatti America Cube con un grande vantaggio sul peso delle vele. Dopo quell'exploit non è stata utilizzata molto perché costa cara ed è difficile da conservare. Stiamo navigando a 9 nodi, la velocità del vento, il Code Zero spinge tanto. Questa barca costa 4 milioni, non sono pochi, ma sono il prezzo per un oggetto particolare. Chi la deve comprare? Beh, intanto sicuramente chi c'ha i soldi, che non sono pochi. Però anche chi ha il gusto del mare, chi è in grado di rinunciare a un po' di design eccessivo per comprendere i contenuti che ci ha messo la grande firma di German Frers. Nella semplicità c'è la grande forza di questa barca.